Dusan Vlahovic non lascia traccia in Germania, europeo da dimenticare per il bomber della Juventus e la Serbia. Thiago Motta è pronto a rilanciare il numero 9 in bianconero. Europeo da dimenticare per la Serbia e Dusan Vlahovic, eliminati già alla fase a gironi della rassegna tedesco dopo lo scialbo 0-0 contro la Danimarca. Non è bastata la presenza del totem e fuoriclasse del tennis mondiale Novak Djokovic per spingere la selezione serba oltre l'ostacolo, con la squadra allenata da Stojkovic che deve salutare anzitempo 2024 Euro come ultima del raggruppamento ci con soli 2 punti conquistati in 3 partite. Ha deluso e tanto anche Vlahovic, partito dalla panchina ieri contro i danesi ed entrato solo nella ripresa. Ancora a secco il centravanti della Juventus come tutta la Serbia, europeo da cancellare per il numero 9 bianconero, ha lasciato di reti nei 177 minuti giocati nella fase a gironi. Anche nelle 2 gare precedenti con Inghilterra e Slovenia l'ex fiorentina non era riuscito a graffiare al centro dell'attacco della sua nazionale. Calciomercato Juventus, Thiago Motta blinda Vlahovic, adesso la partita sul rinnovo. Vlahovic chiude mestamente così l'avventura all'europeo con la Serbia e rientrerà in anticipo dopo le vacanze alla Continassa per mettersi a disposizione del neo tecnico Thiago Motta per iniziare la preparazione precampionato. L'ex allenatore del Bologna crede ciecamente sul centravanti e punta su di lui per il nuovo corso della vecchia signora. Vlahovic la scorsa stagione è stato il miglior marcatore della Juve con 16 reti in Serie A, e ha deciso con un suo gol la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. L'attaccante classe 2000 è uno dei pochi intoccabili per Thiago Motta, con la dirigenza della Continassa e Giuntoli che lavoreranno nelle prossime settimane per il rinnovo del giocatore. La situazione è più fluida rispetto alla trattativa per il gemello Chiesa, sul quale ci sono delle complicazioni. Il DT Giuntoli punta ad allungare il contratto in essere di Vlahovic oltre il 2026, per 1 o 2 anni, così da spalmare anche l'oneroso ingaggio che nella prossima stagione toccherà i 12 milioni netti. Sono attesi quindi dei nuovi aggiornamenti con gli agenti dell'ex Fiorentina, che al 30 giugno di quest'anno peserà quasi 38 milioni sul bilancio della vecchia signora. Al netto ovviamente di possibili offerte provenienti dall'estero, anche se servirebbe davvero una proposta economica fuori mercato per fare cambiare idea alla Juventus e soprattutto a Thiago Motta, che punta moltissimo sul bomber serbo per rilanciare le ambizioni dei bianconeri.